Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua, ritornata con un nuovo video. Voi, come al solito, l'avete visto dal titolo, sono tornata con il video sui prodotti finiti del mese di giugno e anche un po' inizio luglio, perché sto girando questo video. Oggi è sabato 9 luglio, credo che vedrete questo video domani, quindi il giorno dopo che lo sto girando. E niente, faccio vedere gli acquisti. E vabbè, sì, domani mattina. Pardon. I finiti del mese di giugno e uno o due li ho finiti anche già in questi 10 giorni. E l'ho inseriti perché poi luglio non credo consumerò altro perché oggi è 9, il 18 andremo in vacanza. Quindi magari ma non porto le cose che uso in genere in casa, credo. Quindi non ci dovrebbero essere altri finiti, o almeno comunque da fare un video poi direttamente ad agosto con i prodotti di luglio. Quindi ho inserito anche giusto uno o due prodottini che ho finito proprio già adesso in pratica. E niente, io come al solito lo sapete, vi faccio sempre i promossi e bocciati con i prodotti che finisco. E è un modo per recensire gli acquisti che poi vi faccio vedere nel corso degli anni quando li finisco, così faccio quello e quello, insomma. Ok, qui come al solito nella mia bustina riutilizzabile metto ogni volta i finiti che faccio e ve ne parlo. Cominciamo. Allora, ho finito proprio da qualche giorno l'ennesima confezione di veline della Soft Dream. Questa è una marca che trovate all'Eurospin, almeno io la trovo all'Eurospin e li compro all'Eurospin. Sono delle classiche veline che trovate in commercio. Io sinceramente di veline non ho mai trovato difficoltà con qualsiasi velina che ho comprato, che sia questa dell'Eurospin, che sia quella dell'AMD, che sia quella della Scottex, che dovrebbe essere favolosa. Per me non c'è distinzione tra una e l'altra, tutte fanno il lavoro che devono fare. Io le uso o in fase trucco, o quando il raffreddore, tipo col Covid, mi hanno salvato la vita, le ho messe sul comodino, che è un raffreddore che non potete immaginare, ho avuto col Covid, quindi non ho nulla da dire. Costano meno magari rispetto alla Scottex, quindi sicuramente adesso quando andrò all'Eurospin, infatti adesso al posto di questa ho messo la Scottex, che magari la trovo in offerta perché non le compro mai, ma dopo le vacanze sicuramente andrò a fare una spesa enorme all'Eurospin. Io faccio così perché purtroppo io mi sono negativizzata già da quasi una settimana, ma purtroppo mi ha lasciato un raffreddore enorme e perdonatemi, farò spesso così durante il video perché proprio mi sento colare il naso. Vabbè, diciamo il Covid, poi ho sempre il condizionatore, non sto mai benissimo, vabbè. Quindi top, farò scorta sicuramente. Andiamo avanti, di questi già ve ne ho parlato un po' nell'ultimo video che avete visto, che era sugli ultimi acquisti. Sto parlando di questi dischetti che trovate da Diker con confezione riciclabile, e anche proprio i dischetti sono biodegradabili, infatti io li getto nell'umido. Questa non è proprio la confezione finita, ma l'ho quasi finita perché uso 2 dischetti al giorno quando non mi trucco. Quando mi trucco ne uso più di più. Comunque sono dei dischetti fantastici, costano 101 euro, quindi veramente il prezzo è buono per essere comunque un dischetto di qualità. Non si sfaldano, anzi sono bellissimi, fantastici. Infatti ne ho anche già comprato un'altra confezione, anche se sto piano piano passerò a quelli là riutilizzabili che ho già comprato, però vabbè. Mi ci trovo bene, poi sono biodegradabili, quindi mi fa anche piacere per l'impatto all'ambiente. Ottimi, ottimi, ottimi. Andate da Tiger, comprateli perché sono fantastici. Ok, oddio. Poi ho finito. Questo contorno occhi di questa marca che si chiama Flawsleck, che già ve ne ho parlato perché poi ne ho comprato un altro, però di questa marca, però un altro tipo. Questo è un marchio, mamma mia, è un marchio polacco. Costano veramente pochissimo, sono Love 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 Cost. Questo barattolino io l'ho pagato 2 euro, sono 10 grammi di prodotto, mi si sono trovata benissimo. A parte, secondo me, vabbè, adesso sto usando il uno fatto a come
Così. Però secondo me in generale proprio il barattolino per qualsiasi tipo di cosmetico è più facile per dosare la quantità da prendere. Mi è piaciuto tantissimo, una consistenza veramente molto leggera, effetto calmante all'occhio, infatti questa è la camomilla, troppo carino, troppo carino. Mi è piaciuto tantissimo e vi ripeto, adesso l'ho comprato a stick, però sicuramente quando poi finirò con lo stick passerò al barattolino perché lo trovo più comodo. Già adesso con quello, quando vai a schiacciare, quel tipo di stucchietto, non mi viene il nome, non riesci mai a dosare veramente bene la dose di prodotto da prendere, anche per qualsiasi tipo proprio di cosmetico, è così. Però vabbè, volevo provare quello perché ha l'arnica, però vabbè, ottimo, mi piace, sul notino a 2 euro. Poi, allora, poi alla fine lascio i bocciati, perché c'ho anche qualche bocciato, uno dei bocciati ci sono, e anche il trucco ve lo lascio quasi alla fine. Poi andando avanti, ho finito, questa è la seconda, credo, la terza addirittura che finisco, questa Day Fito Cream della linea botanica di Faberlic 30+. Io di questa linea ho provato la crema giorno, la crema notte, il contorno occhi che ho anche già finito e mi sono trovata bene con tutti e tre i prodotti della stessa linea. Crema di una consistenza ottima, ideale adesso per l'estate che la mia pelle non è per niente secca. Magari forse in inverno forse non è tanto ideale perché in inverno la pelle si secca di più, almeno in viso ce l'ho più grassa in estate e secca in inverno, al contrario delle parti del corpo. Vabbè, comunque, ideale proprio per il periodo che va da inizio primavera all'estate, l'ho finita adesso, mi ci trovo benissimo. È una linea molto economica, in offerta tipo anche a volte compro il set, tutto il set 6 euro, 7 euro, quindi veramente buona, ma di norma di linea base è proprio economica. Si trova anche a 2 euro, a 3 euro, veramente ottima. Faberlic purtroppo ancora non rispedisce perché è marchio polacco e sì, è marchio polacco, però se non mi sbaglio spedisce dalla Russia. C'è un casino, infatti è parecchio che non compro, ma quando ritornerà tutto a posto farò scorta perché veramente le amo queste creme, sia la giorno, la notte che il contorno occhi. Ok. Poi, sempre in linea Faberlic, ho finito il secondo. Questo è della linea Beauty Café Body Scrub al sorbetto al limone. Credo che l'altro che avevo precedente domani mattina, ve l'ho recensito forse nei fini del mese scorso. Comunque, nulla da dire. Vabbè, è uno scrub leggero, non è uno scrub proprio di quelli di scrub proprio. Tipo adesso sto usando quello della Geomar Antifatica che non potete immaginare, è proprio sale puro. Infatti non mi trovo benissimo. È un sorbetto leggero, però bellissimo. L'odore spettacolare si sente ancora nonostante io lavo i vasetti. Leggero, mi rilascia una pelle profumata e morbidissima. Ed è questo tipo, secondo me, è un tipo di prodotto che è ottimo dalla primavera in poi fino proprio a inizio estate. Perché appunto è uno scrub leggero, tipo adesso non potrei utilizzarlo, meno male che l'ho finito infatti, perché con l'esposizione al sole la pelle mi diventa secchissima, specialmente le gambe, specialmente la parte sotto delle gambe mi diventa secchissima. Però in linea generale è veramente buono e questi anche io li compro tipo in offerta, a volte Faberlic fa l'offerta 1, 3 euro, 2, 6 euro, tipo una cosa, 1, 5 euro, una cosa del genere. Comunque non vado mai a spendere tipo per due, mai più di 5-6 euro. Ottimo, buono, buono, buono. Poi, parecchi articoli sono di Faberlic, che vi faccio vedere. Allora, sempre in linea di Faberlic, mi sto confondendo tra quelli che vi ho fatto vedere e quelli no. Sempre di Faberlic ho finito, questo è il secondo, credo. Sì, è il secondo, vi faccio vedere, però il primo l'ho fatto vedere un po' di tempo fa, della linea Le Creme bagnoschiuma alla crema. Io in passato ve l'ho recensito al pistacchio, questo è alla fragola, l'ho finito da poco. Mi ci trovo benissimo con questa linea, infatti me ne è rimasto solo un altro, l'ultimo ai fichi d'India che conservo per l'inverno.
Perché adesso sono meno pigra, vado a mettere anche la crema corpo dopo la doccia. Vabbè, mi trovo bene. Appunto, io li uso perché in inverno sono più pigra e dopo la doccia mi scoccia passare anche la crema. Quindi con questo faccio quello e quello. Vado a pulire la pelle e a idratarla alla fragola. L'odore si sente ancora tantissimo. Ottimi, anche questi. Quando li vuoi pagare tanto lo paghi 3 euro, ma non di più. Ottimo. E a volte anche per quello là fanno le offerte tipo 1, 3 euro, 2, 5 euro, queste cose qua. Diciamo con Faberlic si conviene comprare quando ci sono questo tipo di offerte. Speriamo lo potremmo rifare presto. Top. Comunque questo lo fanno i fichi d'India, alla fragola e al pistacchio se non mi sbaglio. Io ho preso tutti e tre, mi manca adesso provare quello al fico d'India, ma la consistenza è uguale a quello al pistacchio, che è in base all'odore, almeno tra questi due che io ho provato. Ok, mi sto un po' dilinguando, vabbè. Poi sempre di Faberlic, linea botanica della stessa linea della crema che vi ho fatto vedere prima, shampoo con formula naturale. Mi è piaciuto tantissimo. Questo io l'ho presi in offerta perché tipo avevo raggiunto un tot di ordine. Chi fa ordini Faberlic, arrivati a un certo tot di ordine, hai diritto a un prodotto al 70%. E se non mi sbaglio, l'ho presi proprio per questo e lo pagai tipo 1,30 euro, 1,40 euro per provarlo. Mi è piaciuto tantissimo. Questo per l'esattezza è credo sia la camomilla. Non capisco niente perché sta scritto in russo, però sì, dovrebbe essere la camomilla. Vedete, c'è la camomilla. Mi è piaciuto tantissimo, appunto è naturale, quindi non mi creava un effetto dopo grasso alla cute, cosa che purtroppo mi fanno tanti shampoo perché io purtroppo soffro di psoriasi. Mi è piaciuto tanto, appunto 94% di origine naturale, a prezzo pieno anche se non in offerta, costano poco, ma come in generale Faberlic è un marchio che ha quelle linee un po' più, diciamo così, non low cost, però in linea generale economico come marchio, e mi ci sono trovata bene anche questo. Sicuramente quando potrò rifare Faberlic lo ricomprerò. Ma purtroppo dopo vi faccio vedere un bocciato di Faberlic che mi ha delusa, però vabbè. Andiamo avanti con i promossi. Allora, promossissimo, ve ne ho forse anche già parlato in qualche video, non so di cosa inerente, però mi ricordo ve ne ho parlato, forse sì, dove vi ho fatto vedere che l'ho acquistato di nuovo. Ottimo, 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 è il Purplump HEC4 Hyaluronic Acid della Face D. Questa è una confezione da 50 ml che costa 40 euro. Che io comprai a maggio dell'anno scorso, con il 20, tipo 30 euro. Non lo uso sempre, lo uso solo in particolari momenti dell'anno. È fantastico. Io ho abbinato un'altra skin routine, ti lascia una pelle fantastica. È un prodotto indicato più per l'inverno che per l'estate, perché io in estate sfogo, la mia pelle più grassa sfoga un po' di più, in inverno è un po' più secca. Mi piace tantissimo, veramente, ti rilascia, abbinato appunto ad altri prodotti, usato poco perché non ne volevo tantissimo, infatti per questo mi è durato tantissimo. È fantastico, rilascia veramente una pelle fantastica. Adesso, vabbè, non lo sto ancora riutilizzando perché appunto, vi ripeto, questo arco dell'anno non lo utilizzo tantissimo. Mi sono presa quella da un po' più piccola, cioè la 30 ml con il buono del compleanno che costava 25. Come a parità di prezzo conviene la 50 per 15 euro in più, che poi alla fine con il 20 sono 5 euro in più. Cioè, un prodotto veramente uno dei prodotti più belli che abbia mai provato e che ricomprerò penso all'infinito. Ottimo, 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 grandissima qualità. Ok, poi ultimo prodotto, no, questo è bocciato, quindi no, ve lo faccio vedere dopo. Ultimi due prodotti promossi. No, tre, sì, due. No, perché poi c'è un ni. C'è un ni e due bocciati. Vabbè. Prodotti top. Allora, ancora per quanto riguarda il make up, Kiko, che vabbè,
si potrebbe anche ancora utilizzare, ma non riesco più a temperare, è questa cera per le sopracciglia, che ci avevo da anni. Ottima, io la usavo appunto per andare ad alzare le sopracciglia e fissarle. Ottimo prodotto, fissava che è una meraviglia. All'epoca, quando io l'ho comprato, costava tipo 6-7 euro, ma mi è piaciuto tantissimo. Tipo adesso sto utilizzando quella di Essence, che costa forse la metà, ma tipo già vi so dire che quella di Essence non la comprerò perché non mi fissa come mi fissano queste di Kiko, che sono tutte e due marchi economici, però vabbè, Kiko è un po' più avanti forse rispetto ad Essence su questo tipo di articolo. Quindi ottima cera appunto per le sopracciglia, sicuramente la ricomprerò. Sempre sopracciglia, questo è stato il mese che vi ho offerto i prodotti delle sopracciglia. Questo è un prodotto che io avevo da anni, però veramente utilizzavo con parsimonia perché è un prodotto che costa. Ottimo, fantastico, prima o poi lo ricomprerò, quando magari mi arriverà un 20. Benefit 24 ore brow setter. Questo appunto è sempre un gel fissante e come questo per me non ce n'è, neanche quello di Kiko giustamente. Questo costa 28 euro a prezzo pieno, quello ne costa 7-8. Fantastico, veramente fantastico. A parte vabbè, parliamo del pack di Benefit che è fantastico. Fantastico prodotto, appunto io andavo così ad alzarle e si bloccavano, ragazze, le sopracciglia non si muovevano più. Costa tantissimo, 28 euro, ma Benefit sappiamo è il re delle sopracciglia e gli sta bene lo scettro di re delle sopracciglia perché ha dei prodotti fantastici. Ho anche provato le matite, anzi ce l'ho una anche nuova, ma sto usando altro, poi la userò. Cioè veramente non si può dire proprio niente. Ottimo, top, top, top. Mi spiace anche buttare il pack perché è fantastico. Ok, passiamo adesso ai prima un ni e poi due bocciati. Allora, ni mascara Diego Dalla Palma Ciglione. Allora, è un ni perché vi spiego. Appena aperto, cioè, quando lo usi per i primi periodi, fantastico. Scovolino ha tre sferette. Allora, all'inizio, fantastico. Delle ciglia fantastiche. Poi, quando comincia, sapete, passare un po' il tempo e magari il prodotto comincia un po' a seccarsi, no, non si asciugava più velocemente, mi lasciava dei grumetti, quindi è un lì. Più bocciato che promosso, devo dirvi la verità. Io questo, vabbè, me lo regalo il mio ex fidanzato insieme a una matita, che invece la matita poi adoro, sto ancora utilizzando perché è così, non finirà mai. Però il mascara è bocciato. Diego Dalla Palma è un marchio che costa. Io questo mascara penso che a prezzo pieno costerà almeno 20 euro e non lo ricomprerò perché appunto non esiste che tu un mascara di questi soldi, che il pao è di 6 mesi, credo, dopo 2 mesi che l'ho aperto. Sì, circa, non mi può avere la stessa, non può non funzionare più come funziona all'inizio, non esiste proprio. E quindi, ovviamente, è un ni, ma 60%, 65% è bocciato e 35% è promosso. Questo non lo ricompro, sia per una questione di prezzo che per una questione proprio di funzionalità. Ecco. Ok, passiamo a due bocciati, purtroppo. Allora, Faberlic purtroppo non mi capita mai, quasi mai che boccio un prodotto, purtroppo questo lo devo strabocciare, non mi è piaciuto per niente. Sto parlando della linea alla verbena acqua micellare. Io questa la comprai proprio per curiosità, perché appunto io piano piano voglio provare tutti i prodotti di Faberlic. Questo mai più. Allora, innanzitutto costicchia magari rispetto a quella della Garnier che 500 ml costa 5 euro. Questo è una confezione da... Oddio, non riesco a leggerla. Ebbè, piccola, si vede. Costa offerta lancio 3 euro, ma non strucca. Cioè, strucca, ma che devi usare un quintale. Quindi non ne vale la pena. Bocciatissima, non mi è piaciuta per niente, non...
Non vedevo l'ora che finisse, infatti ho cercato di finirla in poco tempo perché è veramente terribile. Cioè, io ho provato acque micellari che in 2 secondi distruccavano gli occhi e in 3 secondi distruccavano il viso. Questa deve proprio... Orribile, 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 orribile. Bocciata, bocciatissima. Io sono una che cerca... Non faccio queste cose, ma questa veramente non si può proprio usare. Niente, zero spaccato. E l'altro bocciato... Allora, bocciato, vabbè, diciamo per l'utilizzo che ne faccio io come bocciato. Infatti ne ho un altro pacco e dovrò smaltire, ma smaltirò non so come. Wilkinson's World rasoi con due lame. Allora, naturalmente per donna, no? Per le gambe. Perché no? Allora, diciamo... È un no perché, cioè, è un no per come la ragiono io, però potrebbe anche essere un sì per un'altra persona. Nel senso, costano pochissimo perché sono 5 rasoi, io li ho pagati 2 euro. Però io tipo mi rado le gambe, no? Il gambaletto lo rado ogni 4-5 giorni, 5-6 giorni, perché è la zona che mi crescono di più, giustamente si vedono usando pantaloncini e gonne. La parte di sopra delle gambe io rado poco perché me ne crescono pochi e crescono pochi e quei pochi che mi crescono tendono ad imbiondirsi, quindi non vado mai, quasi mai a passarla. Però, cioè, io con un rasoio a due lame passo una volta due gambaletti, mi sembra un po' poco. E quindi per l'utilizzo che ne fa per me, bene, però magari se vuoi fare in ottica che tu paghi 5 rasoi 2 euro, magari ci sta che li usi 5 volte, però almeno credo che una volta dovrebbe farti due gambe complete. Usandolo io per mezza gamba da una parte e mezza gamba un'altra, penso sia più bocciato che promosso, ecco. Adesso sto utilizzando, ho comprato, l'ho fatto dire anche nell'ultimo video degli acquisti, ho comprato quello della Estrid, sapete che sponsorizzano tanto le influencer. Quello tipo è adesso a 5 lame, l'ho usato 2 volte, una volta per solo i gambaletti, un'altra volta per tutta la gamba e lo uso ancora. Costa 10 euro, vabbè, non so se mi sono capita, ecco. Magari può essere promosso per certe cose e bocciato per certe altre. Ecco, quindi magari anche questo, dai, può essere un lì. Faber lì che l'avevo bocciato. Questo magari un altro NIVA. Diciamo ci sono i pro e i contro, ecco. E niente. Io non finisco più a girare questo video, eh. Sì, sono finiti, credo. Sì, sono finiti. Abbiamo finito con i prodotti finiti. E niente, io faccio sempre video un po' così a pazza e che magari certi discorsi forse mi faccio capire, poi non mi faccio capire, vabbè, un po' confusionari. Spero che comunque abbiate capito. Se non avete capito, scrivetemelo qui sotto. Vabbè, chi mi segue sa che io sono fatta così, quindi amen, pazienza. E niente, ragazze, io questo è il video appunto si finite di giugno e principalmente di 2 o 3 giorni a luglio. Spero che il video come sempre vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, invito a mettere un like, commentare, condividere. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanella per non perdere mai più nessun mio video. Sotto al box informazioni vi lascio pagina Facebook e pagina Instagram. Seguitemi lì perché adesso magari andando in vacanza farò molte storie, credo. Un po' della mia vacanza che farò dopo di questo video, non so se adesso o magari in questi giorni vi girerò di video già inerenti alla vacanza, quindi seguitemi sempre. E niente ragazze, come al solito alla fine del video mando tanti tanti baci e vi auguro tante cose belle e una buona estate. Ciao.